Oggi in Italia, 15 idriche grandine violente sono state demolite oltre 48 ore che hanno colpito la città, la campagna con inondazioni, frane e danni da nord a sud del paese. La grandine devasta la campagna, un evento climatico avverso che ad Alessandria in Piemonte ha causato forti danni alle colture di cereali e orticole, mentre una violenta grandinata ha colpito verdure e pomodori nella provincia di Lecce, con un epicentro a Corigliano, ma si è verificato un fenomeno estremo, si è verificato. Tendenza alla tropicalizzazione stiamo affrontando, sottolinea Coldiretti, a un'evidente tendenza alla tropicalizzazione con una frequenza più elevata di manifestazioni violente, sbocchi stagionali, piogge brevi intense e la rapida transizione dal calore al cattivo tempo che si rompe su un territorio fragile. Punto motivo. L'Italia deve difendere il suo patrimonio agricolo, la sua disponibilità di terreni fertili con adeguato riconoscimento sociale, culturale ed economico del ruolo dell'attività nelle campagne. Nel momento immediato è necessario intervenire con aiuti concreti per aiutare le popolazioni colpite, afferma il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, in base al quale è necessario accelerare l'approvazione della legge sul consumo di terra che è stato responsabile anni in Parlamento e che potrebbero equipaggiare uno strumento d'avanguardia per la protezione del suo territorio.